Alessandro, un'altra vittoria convincente a San Marcellino, di fronte a questo San Marcellino, di fronte a questo pubblico che tu più volte hai chiamato durante la stagione, e con entusiasmo il pubblico, soprattutto questa settimana, ha risposto. Le tue prime impressioni dopo questa vittoria? No, le prime impressioni intanto è soddisfazione, e è un passaggio importante secondo me per noi, per la stagione e per la gente. E siamo contenti di come il palazzetto ha risposto, perché ci ha fatto sentire la sua presenza già da prima che iniziasse la partita, e comunque sembrano cose piccole ma alla fine fanno la differenza. Le abbiamo sempre sentite presenti, noi ovviamente ci tenevamo particolarmente perché sapevamo che era dura, ma sapevamo anche di avere la possibilità e la qualità, pareggiando la loro energia, di poterla portare via, di giocarcela. Quindi per ora contenti, e per stasera si pensa solo a questo, poi si guarderà cosa è successo, cosa non è successo, e speriamo che sia sempre di più la presenza della gente, sempre più energia sia da parte nostra che dal palazzetto. Pensi che possa essere un investimento per i playoff, vale a dire creare il clima giusto per mettere anche timore a squadre che magari saranno anche più attrezzate della Fiorentina Basket, ma nel corso dei playoff che verranno qua e cercheranno di vincerla o di vincerle? Certo, sicuramente, perché penso che creare un fattore campo di un certo tipo già in stagione regolare è sicuramente un fattore in più, ma poi playoff sarà determinante, perché una partita fa la differenza, una differenza incredibile, non puoi sbagliare, e secondo me se riusciamo la possibilità c'è, il palazzetto diventa una bolgia anche facilmente per come è strutturato, e a noi dà una carica in più, quindi abbiamo tempo. Spero che la voce corra, che se ne parli della vittoria, si parli di questo gruppo, perché soprattutto il gruppo che alla fine è speciale, e vediamo. Il gruppo è importante, ma dal punto di vista individuale vogliamo sapere come stai dopo quella paura che hai fatto prendere a molti tifosi poco prima di Natale. Sì. Intanto avevo chiesto scusa a tutti i compagni, perché fortunatamente gli esami erano usciti negativi e avevo tolto, diciamo, la gioia quella sera, purtroppo l'infortunio di festeggiare la qualificazione eccetera, però ringraziando Dio non è stato niente di grave. Ho dovuto prendermi una pausa di un paio di settimane, fare terapie, ancora oggi mi alleno e gioco con la fasciatura della caviglia, e le due partite Cecina e Samiano è stata un po' dura, perché a livello di fiato, a livello di ritmo qualcosa devo recuperare, anche di feeling. Adesso va bene, va meglio, sistemare le ultime cose, rinforzare un po', però sto bene. E l'abbiamo visto, continua così.